ci siamo raga, buongiorno, stiamo per sbarcare. Siamo arrivati allo stretto, dobbiamo prendere il traghetto, fa tutto rima perché facciamo parte del ghetto. Stiamo per arrivare in Sicilia, sesto giorno, tutto in orario, non si sa come, abbiamo citato tantissimo, ora si fanno i biglietti. E si va. Ce l'abbiamo fatta, siamo riusciti ad acquistare i biglietti del traghetto. Quanto sono costati? Da 2,50 l'uno. 2,50 e 2,50. Anche se si poteva fare tranquillamente a nuoto. Sì, anche secondo me, comunque i braccioli sarebbero costati meno. Vorrei ringraziare i man of the day di ieri che hanno contribuito in una maniera abbastanza sostanziale a questo trasporto eccezionale di due youtuber falliti. Ma soprattutto ci hanno fatto conoscere Peppino. Che quella è la cosa più importante. Yaki, prima di partire volevo dirti una cosa. Dammi la mano. Io e te un metro sopra il tetano. Io volevo dedicarti questo momento. Ah, vi immaginate, stiamo sbagliando barca che ci porta a Livorno, dobbiamo ricominciare tutto da capo. Comunque raga, io veramente sono partito con zero aspettative di riuscire ad arrivare a Palermo. Non ci siamo ancora arrivati ovviamente, però siamo a buon punto. Abbiamo ancora oggi e domani. Siamo dei cazzo di raccomandati di merda. Cioè, ci vogliono tutti bene. Non ispira molta fiducia questa barca. Si chiama Caronte and Tourist. Va bene che è il traghettatore di anime, però insomma, mi puzza di inculata. Addio Calabria, Sicilia, arriviamo. Yaki, è un momento così importante e romantico che dobbiamo immortalarlo. Non è romantico solo perché abbiamo passato dei giorni, per 5 giorni sudati e sporchi nello stesso letto, ma perché non ci hanno controllato il biglietto. Cazzo, mi manca già così tanto la Calabria che ho portato un ricordino. Speriamo che ci sia un botto di pistacchio anche lì. Per ora abbiamo speso 5 euro di biglietti e 1 euro di cornetto. Ne basta la pena. Raga, stiamo andando un po' troppo veloci. Si è addormentato al timone. Raga, così entriamo in albergo. Siamo appena sbarcati. Sono 27 gradi, non so se si legge, percepiti 56, ci stiamo tipo incollando al suolo. Non so cosa ci sarà da vedere a Messina, ma credo che ci dirigeremo verso Catania. E anche se vi sembrerà, guardando la cantina, che stiamo allungando, che in realtà è vero, è perché voglio assolutamente vedere un posto. Non ho capito quel tipo lì che stava sui binari. Come? Come? Boh, magari qua è usanza, eh. Fra, ma invece di andare a Palermo, perché non andiamo in Brasile? Tanto ferma il tram. Comunque stiamo aspettando il tram che ci porterà in stazione centrale, dove prenderemo l'autobus per andare a Catania. Solo che non faremo il biglietto a bordo, non c'è una biglietteria, non c'è niente qua, non sappiamo orientarci, quindi... Eccola! Si vola! Io vi giuro che chiederei anche per il biglietto, ma quello sta là dietro, chiuso, sembra Xavier degli X-Men. E non so come cazzo parlargli. Gentilmente offerto da Messina Enterprise. Grazie a Messina per averci invitato. Gentilissima ospitalità massima, grazie per il viaggio. Prossima volta portateci dei cornetti anche. E magari mettete una biglietteria. 18,60 due biglietti? Ah, non ci ho capito. Catania è bella in costosiella. Comunque abbiamo pagato 18,60 invece di 16,80. Il tizio della biglietteria ci ha scammato. 2 euro. 2 euro. E io voglio andare dentro a litigare, ma lui non vuole. Lasciamo stare, zio. È budget. Vabbè, dai, le buttiamo il budget. È questione di principio. Comunque in realtà mi sento anche un po' violato. Cioè, l'unica volta che abbiamo un budget limitato, abbiamo scammati, cazzo. Stiamo aspettando il pullman che ci porterà a Catania. Ho fatto un attimo di conti. Abbiamo speso già un bel po' di soldi. E siamo rimasti con 11,40 euro. 11,40 euro perché stiamo andando avanti di caffè da 5 giorni. Perché dormiamo 4 caffè ore acqua a notte. Cioè, praticamente follia. È il nostro carburante. È follia, io sono stanchissimo. Eccolo qua, cioè abbiamo il pullman di Natale. Innanzitutto, quando salite sugli autobus, ricordatevi di mettere il foglio così, perché sennò l'autista vi sennò l'autista si incazza se fate così. E soprattutto se siete dei bad boys, mettetevi sempre nei sedili in fondo. Assolutamente. Come un'ora e mezza di pullman e saremo a Catania, quindi di lusso proprio. Se facciamo l'incidente muore solo il conducente. Proprio profumo di uomo alfa. Io ho appena scoperto, in Sicilia ci sono le montagne. Io pensavo che da Venezia in giù fosse tipo tutto deserto, pianura. È tutto piatto? C'è solo mare? Ci sono le montagne in Sicilia? Che
cazzo li ha messi le montagne? Guarda che se vai ancora un poco più giù c'è il muro di ghiaccio di Game of Thrones. Siamo arrivati. Penso che non ci sia stato viaggio più brutto, pieno di buche di questo in vita mia. Mi sembra di stare a Tuorì. Non mi sembra di stare a Catania. Ma questa cosa non lo... È come a Tokyo i semafori, vedi? Scusa, lo possiamo barattare per del cibo stasera? Non abbiamo tanti soldi. Ya che è perplesso, non si aspettava così Catania. Sembra tranquillamente una mappa di Call of Duty. Ci hanno appena riconosciuto, ma mi sembra la scena del... non so come si chiama. Quella del film dove essere inventi da un taxi. I pagliacci che escono all'infinito da una macchina. E quanti sono usciti da questa macchina? Aspettate, vi volevo tranquillizzare. Mi hanno detto che fino a 11 è lecito qua, quindi... E sotto 10 è maleducazione. Quindi a posto. Allora raga, il caldo è infernale. Sono le 15, non abbiamo ancora pranzato. Quindi credo sia arrivato il momento di mangiare gli arance. Le palle di riso. Non voglio sbagliare a parlare. Arancino, c'è scritto qua. Arancino alla qualcosa. Lo diciamolo con la U. Non so come faremo a dormire stasera. Come al solito, ogni volta è una nuova esperienza. Non scannatevi nei commenti. Questo è quello che c'è scritto a Catania. È scritto così, ok? E lo stiamo per ordinare. Perché sei triggerato, Yaki? Non sei triggerato, sono andato in bagno. Ho chiesto scusi dove è il bagno. Mi ha detto che è chiuso perché manca l'acqua. Va bene, è arrivato il cibo, ma siamo triggerati perché lui lo vuole mangiare come un cono e lo vuole mangiare dalla capocchia. La signora che l'ha cucinato ha detto te lo devi tenere. Ma che cazzo di... ma cosa dici? Mangio, dai, va bene, secondo me ha un altro gusto. Adesso lo mangio anch'io. Non mi guardare con si mangia come l'hai fatto tu. Secondo me sì. Cioè, ha molto più senso così. Ah, quindi sei d'accordo che si mangia dalla punta? Comunque è buono. Comunque è buono. Allora, mica qua non si sa come cazzo si pronuncia il nome di questo piatto. Non si sa come cazzo si mangia. Si mangia come un gonu, si mangia come una coppetta, si mangia l'arancino. Io qualsiasi cosa voglio fare mi dissocio. È indignata? Io sono indignato. Volevo dirigere un po' il traffico. Dai, faccio questa ripresa che sennò sembra che poi non valorizzo le città dove giro. Però la cosa che più mi piace è lui. Mamma Africa direttamente lui, l'elefantino. Yaki è chiaramente più infognato di me per l'arte. Sembrano i vecchi cantieri. Andiamo che ti faccio vedere l'Etna. Uè, come stai? Ciao. Raga, lei sarà la nostra guida per oggi a Catania. Non perché ci sono 35 gradi, ma non sentirti per niente sfruttata, eh. Ti ho portato la macchina ora dove... Ma solo perché tu sei tutto di questa città, eh. Tutti, proprio guida, top. E non perché ci serviva una macchina, ovviamente. Paiuzza. Dovremmo andare sull'Etna. Te la guidi tu, ciao. In cima. Cima. La lascia a me? Sì. A posto, allora a me va bene. La sorpresa di oggi era proprio questa. È tipo da tutto il viaggio che io sognavo di arrivare qua per andare sull'Etna. Non perché mi interessasse qualcosa a Catania. Io volevo andare sull'Etna. Buttarti. Tu non mi sembri molto felice di ciò. Io caldo. Anch'io, però dai. Ci siamo un attimo fermati per vedere che cazzo è, tutta roccia lavica. Sembra un Cerealix gigante. Mi voglio portare tre pietre a casa. Ma qui c'è un po' di vetro se vuoi. Ah, c'è anche la differenziata? Sì, c'è la sabbia e il caldo trasforma in vetro. Boom! Quella è tutta Catania. Ma siamo all'altezza delle nuvole. Porca puttana, che figata. Da qui puoi pisciare su tutta la Sicilia. Si autodissocia da quello che ha detto. E non siamo neanche in cima. Che bello. Forse è il giorno più bello del viaggio questo. Volevamo soltanto immortalare il fatto che un povero bastardo è rimasto senza casa. Una casa sotterrata dalla lava. Siamo già arrivati a un punto altissimo e già... Da qua è incredibile. Solo che ci sta un problema. Per raggiungere la cima ci sta una funivia. Il problema è che oggi è chiusa. Quindi abbiamo deciso di scendere, parcheggiare l'auto e adesso saliamo un po' a piedi. Perché c'è un raduno di valigie qua? Sarà anche patrimonio. Ma che fai a butti? Ma c'è, gli fai solo un favore, eh? Comunque ragazzi, questa sarà la copertina. Scam. Non è assolutamente vero, ma potete vedere com'è la rappresentazione di quando è rotta l'Etna. Ammazza se fa freddino, raga. Cioè, già l'emozione è tantissima. E in più stanno suonando tipo Tudor. Tipo il Circle, circa. È incredibile. Visto che ci sono le registrazioni in atto, non ci fanno andare un attimo là sul cratere. Quindi ci spingiamo oltre, saliamo in cima e lo guardiamo da lì. Cacali, inizia il momento che mi sto emozionando. Mi vergogno un botto. Ma boh, più forte di me, lo giuro. Cioè, più forte di me. Eccolo lì il cratere. Tu dovresti essere la guida. Arrivo. Dovresti stare davanti.
step andato. Ci siamo quasi. Ok. Ci siamo. Ci siamo. C'è anche la mia ombra che è cattivissima. Guardate un po'. Oh mio Dio, il cratere spento. Il cratere. E là c'è la punta. È pazzesco. È incredibile, raga. Che se solo poteste percepire un decimo di quello che sto provando io, sarebbe già incredibile. Siamo entrati completamente dentro una nuvola. Completamente dentro una nuvola siamo. Non si vede più niente. Speriamo che non sia il fumo del vulcano. Speriamo che non sia così anche la strada a scendere. Se no sai che bello che barbecue che facciamo. Ma guardate anche qua. Cioè io vi overspammo un botto di clip, me ne sbatto il cazzo, dovete vedere tutta sta roba, è una figata pazzesca. Sto correndo sul cazzo di Etna. Questo è il fottuto momento di dire non smettere mai di vivere. Non c'è un momento fottutamente migliore per dirlo. E sto fottutamente congelando, ma me ne frega un cazzo. Ma questo è da videoclip musicale. Cioè cammina verso di me come una gran figa, tipo che vai in playback. Osanava, siamo sull'Etna, ma che tempo urto. Ya, ah, ah, parabarabapapapapa. 31 gradi giù al mare a probabilmente 13, meno. Col vento saranno anche meno di 10. Un saluto a Peppino! Se volete, questo è il tutorial come distruggere delle scarpe di Off-White. Tu orca puttana. Oh! E prima di andare via, visto che hanno finito di suonare, eccolo qua il cratere. Cioè, capite che da lì usciva la lava? Cioè, zampillava, non è che usciva, non è una vasca. Cioè, proprio pum! Cioè, neanche si ci poteva avvicinare. Emozionante quasi come la cagata in mare di ieri. Anche poeta? Sì! Yaki, accendi il barbecue, che siamo proprio al centro del pentolone. Adesso chiamo Stepney. Uè! Waglion! Waglio! Allora? Stai in Coppa Moon, ho visto! Sono dentro un cratere dell'Etna! Dentro! Esplode tutto! Allora ti dico, prima eravamo lassù, sul Monte Colorosso. Minchia! Poi la cima è ancora più in alto. Laggiù dietro le nuvole c'è Catania. È completamente coperta? Sì, con le nuvole sì. Ti giuro che la prossima volta ti porto con me. La prossima volta ti porto come, fidati. Stai bene? Domanda di riserva. Starai bene, ne sono sicuro. Ti aiuto io. Oggi è stato tosto. Non preoccuparti, ti aiuto io. Ti faccio vedere un po' tutta sta roba qua e poi fidati che ci saranno momenti belli insieme. Stai, ti saluto, che qua si congela, ci sono tipo... Cioè giù in città c'erano 31 gradi, qua ce ne saranno 10. Ci vediamo presto, fratello. Un bacione. Ciao, ciao, ciao. Ciao, ciao. Boh, volevo condividere questo momento magico con una persona che in questo momento non sta benissimo. E gli amici servono anche a questo, quindi come loro sono stati vicini a me in un momento importante, difficile, sto cercando di fare anch'io lo stesso. Direi che è il momento di tornare giù perché sto cercando di non mostrarvi il grandissimo freddo che ho. E comunque tutta lava, distese di lava. Catania, arriviamo! Raga, eroi, sono venuti fino in cima all'Etna per fare una foto. Incredibile. E alla fine abbiamo goppato. Comunque Catania da lontano e al buio illuminata è ancora più bella. Siamo a Citrezza Gang. Abbiamo le scale che ci portano ai ristoranti che gentilmente ha deciso, visto che siamo troppo fregni, Vanessa ci offrirà la cena. A Citrezza. Vabbè, alla fine abbiamo deciso il ristorantino. Ci siamo piazzati qua perché ci ha tirato esca tipo di pesce fresco così. E allora a bomba. Oh, finalmente hai preso il tuo piatto preferito, quello che ti assomiglia. Le cozze incredibili. E volevo presentarvi il mio fan più grande. Com'è finire sul canale? Numero uno, Sasha. Grazie. Oh ragazzi, mi raccomando, Sasha, per me, numero uno. Beh, vedo che non solo a me piace il pesce, o sbaglio? Gaffio, Mario. Quanto è buono il pesce?
Cazzo quanto è buono. Quanto è buono il pesce? È buonissimo il pesce. Cioè, è sempre in bocca. Iacchi, c'è un fruttutissimo cazzo di problema. Uno. Ma dove dormiamo? Io sono andato sull'Etna, per me era tutto bellissimo. E poi per me, io mi sono dimenticato di tutto il resto. Quanti soldi abbiamo? Quanti soldi abbiamo? Un cazzo, fra. Io 5,50€, tu 6,50€, quindi tipo poco più di 10 euro. Stonks. Dove cazzo dormiamo con 11 euro? Vabbè, ci aiuterà lui. Viva San Giovanni. Viva San Giovanni. Viva San Giovanni. La spieghi tu. Vai. La spieghi tu. Allora, abbiamo chiesto alla ragazza se gentilmente potesse lasciarci la macchina, perché avevamo preso un Airbnb che costava poco con i pochi soldi che avevamo, che era, non so, qui lontano, non so come si chiama quella zona. Come cazzo si chiama? AC qualcosa. E ha detto sì, vabbè, tranquilli, beh, domani me la portate. Tutto bello, se non fosse che non abbiamo i soldi per B&B e dormiremo in macchina. Ma almeno non dormiamo per strada. E io fra, è l'una, io sto scoppiando e voglio dormire. Saluto, come si tira a giocare? Io credo che non mi abbiano mai... Un saluto, come si tira giù qua? Non credo mi abbiano mai visto così. Ma no. Tu dormi davanti, io dietro? No, sì, siamo giù. Tiriamo giù qui. Sì. Spero che non passi nessuno stanotte. Ci sarà una puzza di cadavere qua dentro la mattina. Una puzza di cazzo incredibile. No, di sottopalla. Ci becchiamo domani che dobbiamo prendere il treno per Palermo. Ma almeno possiamo dormire. Non mi toccare mentre dormo. Cazzo vuoi?